No, però questo discorso dell'arte e la scienza è un discorso molto interessante, anche perché sembrano essere giustamente due mondi completamente diversi, e effettivamente lo sono. Io penso una cosa, penso che l'arte, arte è una parola impegnativa, e poi in realtà ci sono tanti tipi di arte, no? C'è l'arte, la scultura, la pittura, la musica, la scrittura, eccetera, sono tutti i tipi di arte differenti, e alla fine siano, stringi, l'arte sia una forma di comunicazione, possiamo dire questo, l'arte comunica e permette all'artista di comunicare quello che sente. Ecco, l'arte è pericolosa, quindi l'arte è pericolosa, essendo una forma di comunicazione l'arte diventa pericolosa, come c'è il controllo della comunicazione, dell'informazione, c'è anche una forma di controllo dell'arte. Però giustamente, restando però al di là di queste polemiche inutili che non servono a niente, però è giusto e doveroso sottolineare il problema che c'è, infatti l'arte subisce sempre, può subire dei processi di controllo, c'è un'arte di regime, no? C'è un'arte invece che è contro, e dipende da quello che fa l'arte, da quello che comunica l'arte. Può arrivare, quindi se tu come artista, diciamo, io ho sempre avuto questa doppia chiave, infatti posso essere considerato un esempio di individuo che è riuscito a fare dell'arte parlando di scienza, che io ho scritto dei libri, si intitola Una storia curiosa della scienza, dove affronto il tema della scienza, della sua storia, delle sue tematiche in modo curioso, in modo divertente, sia diciamo a livello appunto editoriale perché scrivo dei libri, sia a livello teatrale perché poi il contenuto di questi libri lo porto in scena in teatro. Perché parlo di scienza? Io sono laureato in scienze biologiche con specializzazione in ecologia, ho avuto una storia di questo genere, cioè un percorso normalissimo, uno studente normale come questi ragazzi bravissimi che hanno fatto l'introduzione questa sera. Io ho avuto anch'io un percorso così, non ho fatto il liceo artistico, ho fatto il liceo scientifico, poi mi sono iscritto all'università, 4 anni, sono diventato un biologo. E quando poi ho visto che il monologo era più redditizio, perché dimezzavo gli sforzi, da biologo diventavo monologo, dimezzo gli sforzi, centuplico le entrate, ho cambiato mestiere. Ho deciso di darmi al teatro, però la scienza è rimasta sempre una grande passione, una grande, così voglio, quello che era il mio mestiere, avrebbe dovuto essere o sarebbe dovuto essere il mio mestiere, è diventato il mio hobby, quello che in quegli anni era il mio hobby. Io ho sempre suonato, ho sempre fatto canzoni, ho sempre scritto cose, sto raccontando un po' la mia vita, di cui probabilmente non frega niente nessuno, ma è importante per capire il mio punto di vista. Cioè io ero un ragazzo, chiamavo i Beatles e i Rolling Stones, giravo il mondo, venivo dagli Stati Uniti d'America, e quindi diciamo che mentre facevo i miei studi normalissimi, avevo questi hobby che coltivavo, scrivevo, cantavo canzoni che scrivevo io, cantavo, facevo cover, suonavo le tastiere in un gruppo che si chiamava Il Cervello Atomico. Erano anni così, insomma, erano gli anni del prog, e quindi eravamo tutti presi da queste musiche. E praticamente cosa ho fatto? Cioè, semplicemente sono cresciuto con, da un lato, no, lo studio liceo scientifico, la scienza, l'inquadramento bello, no, un modo di affrontare. Poi abbiamo studiato anche filosofia, no, quindi tutte queste tematiche, scienza e filosofia, la scienza figlia della filosofia, eccetera, eccetera, eccetera. Però al tempo stesso coltivavo dall'altra parte questa voglia di divertimento e di espressione, che era legata appunto non alla pittura, come non all'arte, diciamo, alle arti figurative, ma all'arte della musica, che è un'arte altrettanto, insomma, importante. E scrivevo canzoni, quindi scrivevo testi, cantavo, facevo tutto. Quando poi ho deciso che a un certo punto le strade si sono invertite, cioè l'hobby è diventato il lavoro e quello che doveva essere il lavoro è rimasto come hobby e interesse, ho fatto per un po' di tempo questa strada. A un certo punto ho detto, ma perché, no, a proposito di essere, cioè, la divisione interna, no, perché devo essere solo uno che si interessa di scienza e poi quando fa arte fa altro? Allora ho detto, proviamo a unire questo, tutto questo, e sono nati appunto questi lavori, e io ho portato la storia della scienza in teatro e ho cominciato a scrivere queste cose.
il mio linguaggio che vuole essere umoristico, io potrei provare, per esempio, a portare degli esempi di come si possono mettere in scena o comunque scrivere delle cose scientifiche di natura o di carattere scientifico legate alla storia della scienza, che è fatta di tanti rivoli, tanti risvolti, in modo, secondo me, carino, divertente. Poi chiaramente il divertimento è sempre soggettivo, però se voi leggete i libri di filosofia, per esempio, sono libri, insomma, che hanno un bel peso, no? Cioè, hanno... E allora io, parlando, per esempio, siccome la filosofia è la mamma della scienza, teniamo presente che gli scienziati nel 600, quando ci fu la rivoluzione scientifica, in realtà fu una riscoperta, perché quelle cose lì le sapevano già da tempo gli antichi greci, quindi solo che erano state dimenticate, poi grazie agli arabi le abbiamo ritrovate. E quindi ci abbiamo cominciato a riragionare sopra e sono stati gli sviluppi ulteriori dopo che ci hanno fatto andare avanti. E diciamo che quando gli scienziati parlavano di scienza, cioè gli scienziati non parlavano di scienza, nel 600 non si parlava di scienza, giusto? Infatti si parlava di filosofia naturale, era questo il termine esatto che si usava nel 600. Di scienza si è cominciato a parlare molto più recentemente, insomma. Per cui Galileo Galilei parlava di filosofia naturale, lo stesso titolo dell'opera di Newton, che è considerata l'opera più grande, una delle opere più grandi in assoluto insieme alla teoria della relatività di Einstein, era principi matematici della filosofia naturale, non della scienza. Allora non usavano la parola scienza, la Gelmini usa la parola scienza, però tra i tre chi non ci capisce un cazzo è chiaro, cioè, voglio dire, anche se... E questo è un po' l'idea che mi veniva da esporre, perché cioè, loro non usavano queste terminologie, poi invece si è imparato a usarle, però non si è più capito niente della materia. La storia dei neutrini è ancora lì, che, no? Che partono dal Gran Sasso e vanno fino a Ginevra passando senza nemmeno fermarsi alla dogana, è ancora, insomma, è un bel tema che dovrebbe essere presente nella memoria di tutti per capire chi abbiamo messo a fare il ministro dell'istruzione, e poi ci lamentiamo del fatto che il popolo italiano sia ignorante, che non è un'offesa, l'ignoranza, perché io vorrei sottolinearlo questo aspetto. La parola ignorante non è un'offesa, però ignorante vuol dire tu sei ignorante quando non conosci, per cui siamo tutti ignoranti. Io ho fatto per 5 anni ho seguito un progetto, si intitolava, gli avevo dato questo titolo, siamo una massa di ignoranti, parliamone. Questo è, perché anzi più studi più ti accorgi che sei ignorante, quindi io sono un grande ignorante, so tante cose, ma sono molte di più le cose che non so rispetto a quelle che so, per cui, e allora ecco diventa importante parlarsi, perché le cose che sei tu non le so io, tu le dici a me, io le cose che so io tu non le sai, le dico a te. Diciamo che confrontandoci e parlando noi limitiamo la nostra ignoranza reciproca, ci aiutiamo a vicenda. E allora, tanto per dare un esempio appunto di come si possano scrivere elementi, argomenti scientifici o storici o legati alla storia, ecco, una delle grandi dispute dell'antichità, la disputa è stata la disputa a distanza tra Tolomeo e Copernico, no? Cioè poi in realtà Tolomeo apparteneva all'antica Grecia, aveva già, era Aristarco di Samo che già diceva le cose che ha detto poi Copernico non ha fatto niente, Copernico, fenomeno meraviglioso. Copernico ha fatto pubblicare la sua opera il giorno in cui è morto, per non saperne leggere né scrivere, come potrebbe dire, aspetta un attimo, tanto comunque sia, appena sanno queste cose mi fanno fuori, quindi aspetto punto di morte, così, è morto così Copernico. Questo è stato il suo ultimo gesto. Narra la leggenda che quando era in punto di morte, cioè ormai era in coma, gli hanno portato l'editore, perché era in stampa col suo libro, e gli ha portato la staffetta, no? Cioè il primo libro, quello che l'editore chiama la staffetta, gliel'hanno portata lì, gli hanno messa sul petto, lui si è svegliato per un attimo dal coma, ha guardato il libro, ha letto, ha visto, ha sorriso, ha fatto il gesto che ho detto io ed è morto.
E adesso, dicendo tra l'altro, adesso bruciatemi pure così risparmio anche sul funerale, cioè, per dire. Però per dire come si può leggere, come si può scrivere un frammento di questi studi, Tolomeo diceva che la Terra era al centro dell'universo, mentre poi Copernico dice non è la Terra al centro dell'universo, ma il Sole il centro dell'universo, il sistema non è geocentrico ma è eliocentrico. Poi è arrivato Freud e ha detto ma che vi sbagliate, il sistema è vulvocentrico, è un'altra cosa. Comunque, vi leggo un pezzettino di questo libro che proprio fa vedere come si possano raccontare queste cose in modo rigoroso, perché io sono rigoroso nel raccontarle, cioè non mi invento niente, però sono messi giù sotto un punto di vista e poi parliamo del punto di vista che mi sembra interessante. Tolomeo formulò un modello geocentrico, la Terra al centro dell'universo, che andava d'accordo con le concezioni filosofiche di Platone e Aristotele, le quali vedevano nelle armonie matematiche e geometriche la perfezione del cosmo. In un universo armonico e perfetto, i pianeti dovevano avere orbite perfette e quindi non potevano che avere un nesso con le forme geometriche perfette. Il cerchio e la sfera. Infatti si parla di sfere celesti, no? Le orbite circolari dei pianeti. Ecco, e io qui faccio una piccola digressione su questo razzismo geometrico. Razzismo è una brutta bestia. A tutti i livelli, ne avete parlato nella vostra conferenza, vorrei parlarne anch'io un attimo, cioè questa idea di considerare delle forme perfette rispetto ad altri, il razzismo è terribile, il simbolo del razzismo sono quelli del Ku Klux Klan, cioè, terribile, avete presente chi sono quelli del Ku Klux Klan, no? Sapete come fanno quelli del Ku Klux Klan a reclutare le persone? Entrano la mattina in un bar e chiedono qualcuno vuole un cappuccio? Va bene, adesso... A parte questa piccola digressione di razzismo, sì. Di razzismo ha parlato in tanti, si parla in tanti, parlano di razzismo, anche il nostro ex ministro della semplificazione ha parlato di razzismo. Noi in Italia abbiamo avuto il ministro della semplificazione qualche anno fa, c'era il ministro della semplificazione, chi era? Calderoli era il ministro della semplificazione. Cosa faceva questo qui tutto il giorno? Gli davano le frazioni e lui semplificava, c'era la semplificazione, perché come faceva le astine fin da piccolo lui non le faceva nessuno, e anche lui si è espresso a proposito del razzismo e l'ha detto chiaramente, ha detto basta, è ora di finirla, Basta, è ora di finirla, il colore della pelle non conta, bianchi, neri, siamo tutti uguali, siamo tutti sulla stessa barca. E poi ha aggiunto, ecco, per cortesia, quelli un po' più scuri, ai remi, forse. Perfetto, perché Calderoli ha in testa un sacco di materia grigia, solo che purtroppo è das. Comunque io vorrei parlare di questo razzismo, qui è chiaro ed evidente che il razzismo geometrico che c'è nel considerare le forme perfette rispetto alle forme imperfette, ecco, quando ci sono queste cose, queste prese di posizione, a me viene voglia, in nome della vecchia, no? Controcultura, che si usava una volta, c'era la controcultura, oh che bel termine, controcultura cosa voleva dire? Non che si andasse contro la cultura, ma una cultura con un'ottica diversa. Oggi siamo nell'era del pensiero unico, della coltivazione dell'unico neurone, e quindi chiaramente c'è un pensiero unico. Una volta c'erano più punti di vista ed era interessante vedere più punti di vista. Io credo questo sia un fatto importantissimo, perché più punti di vista ci sono e più vuol dire che è sano l'ambiente in cui stiamo vivendo. Io ho fatto questi studi biologici, dovete sapere che c'è una relazione. Quando c'è l'inquinamento, uno dice, beh, c'è l'inquinamento, non c'è vita. Non è vero. I luoghi inquinati non sono privi di vita. Sapete cosa cambia? Cambia la cosiddetta biodiversità. Cioè, ci sono meno forme di vita, perché non tutte si adattano a quella. Una volta c'era il fiume Lambro, è sempre stato un fiume molto inquinato. Cioè, il fiume Lambro non ha pesci, è vero, non ci sono i pesci nel Lambro, però c'erano dei vermi lunghi 2 metri. È vero, E c'era solo loro, perché erano gli unici in grado di resistere in quell'ambiente lì. Quindi quando voi trovate in un ambiente poche cose, cioè quando l'ambiente è poco diversificato, vuol dire che quello è un ambiente inquinato. E questo vale anche a livello culturale.
meno idee circolano, più l'ambiente è inquinato. E questo è sbagliato. Le idee sono tante, i punti di vista sono tantissimi, non bisogna avere paura. Quando c'è un pensiero unico, è come l'unico verme che vive dentro il lambro. C'è un problema. Il pensiero unico è una cazzata. Bisogna avere altri punti di vista. Ci devono essere altri punti di vista. E devono essere vivi e attivi. Se questo non succede, quel posto, quell'ambiente è inquinato. Esattamente come un ambiente normale. Comunque, e quindi per questo motivo io scrivo queste cose, per difendere le altre forme geometriche. Chiaro? Non tollero il razzismo fino a questo punto. E infatti scrivo. Ecco. Questo modo di vedere il cerchio e la sfera come figure superiori mi ha sempre dato fastidio. Mi fa provare tenerezza e simpatia verso il triangolo scaleno. Autentica Cenerentola geometrica, ghettizzata ed emarginata, costretta a lavare il piano euclideo e a pulire le scarpe anche al coseno. Diciamo la verità, il triangolo scaleno è considerato una merda. Non se lo fila mai nessuno. Mi piacerebbe aprire su Facebook un fan club Amici del Triangolo Scaleno. Ma so già che il quadrato mi chiederebbe l'amicizia. E se c'è una cosa che mi sta sul cazzo ancora più del cerchio, è il quadrato. Questo per dire, ecco, fate due risate sottili. Questo perché? Perché la dimostrazione è che, allora, che di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di cerchi, quadrati, no? Oggi noi guardiamo un certo tipo di ambiente, per esempio, quell'ambiente a cui dicono che io appartengo, l'ambiente dei comici. I comici, ma comici cosa? Beh, io detesto la parola comico, lo detesto. Non voglio essere chiamato comico, anche se mi piace ridere, ma non sono un comico. Oggi basta che uno dica due sciocchezze e è subito considerato un comico. Sarebbe come considerare un matematico il mio amico Carlo, perché ha l'abitudine di dire tutto sommato, capisci? Allora, siccome dice un matematico, no, fare l'umorismo, il sorriso è una cosa seria e importante. E la cosa importante però è capire anche qui come gli elementi possono essere diversi. Si ride sempre molto sul rapporto di coppia, lui e lei, queste cose qua, queste tematiche molto semplici che giustamente coinvolgono tutti e sono di facile appeal, ma come dimostrano tanti studi anche cibernetici, non esistono cose che fanno ridere. Siamo noi che ridiamo delle cose. Non esistono in natura delle cose divertenti. L'umorismo, la risata, è tutto un gioco della nostra mente. E questo è un discorso molto interessante, che ci porta poi, e ci ricollega a quello che stiamo dicendo, non è detto a caso. Cioè, per dire, no? Gli oggetti, noi siamo circondati da oggetti. Questa è una bottiglia, questo è un bicchiere, qui c'è un libro. E gli oggetti hanno un nome, no? Ma il libro, che cos'è? Un libro, no? Benissimo, un bicchiere, un bicchiere. E noi siamo abituati a dire, a cercare di dare anche delle, diciamo anche che le cose hanno un senso, no? Per esempio l'acqua è un bene, tutti siamo d'accordo a dire l'acqua è un bene, giusto? L'acqua è un bene, cavolo, eh sì. Non a caso le grandi civiltà nacquero lungo i corsi d'acqua, cioè il Tigre, l'Eufrate, il Nilo, no? L'Indo, il Gange, Fiume Giallo, Tevere, ognuno nel suo piccolo, insomma, anche noi nel nostro piccolo, però eravamo sul fiume Tevere. Quindi l'acqua è un bene, no? Addirittura c'è tutta la disputa oggi, è un bene pubblico, quindi c'è la guerra contro la privatizzazione ed è giusto che si faccia. Cosa vuol dire che qualcuno guadagni dall'acqua? Non vuol dire nulla, perché tu devi guadagnare l'acqua di tutti. Quindi è un bene, l'acqua è un bene. Poi, è uno tsunami? È acqua. Quindi l'acqua non è un bene, se la vedi dal punto di vista di uno tsunami. Cioè se dici uno tsunami, no, lo tsunami no, è uno tsunami acqua. Quindi invece no, porta alla morte, è distruttivo, eccetera, eccetera. Quindi in realtà le etichette bene e male le attacchiamo noi alle cose. A volte una cosa è un bene, a volte una cosa è un male, ma una cosa non è né un bene né un male. È una cosa, un libro, un libro. È un libro. E questo è il punto. E quindi tu sulle cose puoi fare tutta una serie di ragionamenti. Allora, la mia sfida personale, e sono qui più come esemplificatore io questa sera che nemmeno come analista di questa tematica, è stata questa. Cioè portare in scena
portare in scena, cioè fare un discorso artistico, perché il teatro è una forma d'arte, la scrittura è una forma di espressione, se vogliamo definirla artistica, questa è più saggistica, però comunque anche il saggio c'ha un suo bel perché, non è diciamo narrativa. Quindi scrivere di un tema, portare un certo tema in scena, scrivere monologhi su quel tema, scrivere canzoni su quel tema, sono tutte forme artistiche che sono applicate a un tema. Per esempio, il ridere non è una cosa, come dicevo prima, ridere di qualche cosa non è una cosa che nasce di per sé. Noi ridiamo perché succedono delle cose nella vita che sono meravigliose. La risata ci colpisce quando meno te l'aspetti, eh? All'improvviso, pam, anzi, la sorpresa è proprio l'ingrediente fondamentale per la risata. È così, io non mi sarei mai sognato di ridere davanti a un negozio di bigiotteria. Mi è capitato, giravo per il centro di Milano, un negozietto di bijou, vedo un bel regalino, dico, lo acquisto. Faccio per entrare, mi scappa ancora l'occhio sulla vetrina, vedo un cartello, si infilano collane. Non sono entrato perché non era specificato dove. Arrivo qui stasera, mi sono perso un momentino nella zona, vengo raramente da queste parti, vengo proprio in senso motorio ovviamente, ho chiesto informazioni a un ragazzino che era lì che giocava a pallone contro il muro, lì, tac, tac. Per attaccare il discorso gli faccio, bravo, giochi bene, e lui, mi ispiro a Maradona, ah, giochi a calcio, no, mi drogo. Ecco, questo, vedi come, pam, la sorpresa ti arriva all'improvviso, no? Beh, ti colpisce quando meno te l'aspetti. E quindi in realtà tu puoi parlare di qualsiasi cosa e rendere divertente quel qualsiasi. Io potrei parlare, se fossi capace, perché lì il difficile è lo sforzo artistico, no? In un certo senso, nel caso dell'umorismo, sforzo artistico nel trovare una chiave umoristica. Io potrei, la bottiglia, uno dice, ma perché potrei ridere di questa bottiglia? Certo, se fossi capace di costruire un discorso umoristico che abbia certe caratteristiche tecniche, quindi attenzione, non è molto, potrei anche ridere di questa bottiglia. Bisogna pensare come fare. Quindi non esistono argomenti divertenti, esiste un modo divertente di parlare degli argomenti. Io negli ultimi anni mi sono detto, riunificando tutto me stesso, che prima ero diviso, prima c'era la parte scientifica di me, filosofica, che andava da una parte alla ricerca delle cose, e la parte artistica che si esprimeva parlando di argomenti più disparati, politica e di tutto, a un certo punto ho detto, ma perché tenermi separato? Riunisco le due anime, lo scienziato e l'artista sono diventati un tutt'uno. E sono nati questi progetti che mi hanno permesso di portare appunto in scena delle tematiche bellissime. Lo spettacolo sulla storia della scienza si intitola Sulle spalle dei giganti, frase storica detta da Newton, ma in realtà citava un filosofo del sì, io sapevo anche sì, della scuola di Chartres, quello della, esatto, di Chartres, non sono francese quindi je me confondo. E quindi questo fatto, io adesso lascerei un attimo lo spazio eventualmente delle domande, poi esemplificherei con una piccola esposizione di un, cioè far vedere come si possono portare in scena delle cose diverse, insolite, e creare dei brani di teatro, cioè l'arte del teatro applicata a cose di cui non sospetteresti mai si potessero trattare in questa maniera. Lo faccio dopo, vi tengo sulle spine. Adesso ci sono delle domande. Questo, cioè, io ripeto, nella tematica trattata oggi, arte e scienza, sono arrivato a questo. Cioè, ho portato in scena, con la mia arte, la storia della scienza e le tematiche della scienza. Quindi, diciamo, è una ricomposizione, a modo mio, di questi due mondi che giustamente, come si dicevano, vengono stati tenuti separati per molto tempo, invece si possono ricomporre. Anche perché concepisco l'arte come forma di comunicazione, che è quella comunicazione che permette a lui di parlare con i bambini, di entrare in contatto, una cosa bellissima. L'arte ha questo compito, questo ruolo, questa capacità, questa possibilità. E grazie infatti a questi spettacoli io riesco ad andare in teatro, portare queste tematiche
Mi diverto nel vedere le persone che vengono a vedere gli spettacoli, si divertono moltissimo i miei racconti, ma poi quando escono dicono adesso io voglio andare a controllare se quella cosa lì che ha detto è vera. Perché dico delle cose, determinate cose, sulla storia della scienza, sui rapporti tra la scienza e la religione, tra la scienza e la filosofia, e dopo le persone dicono, sì, bello, divertente, però quella roba lì che mi ha detto voglio andare a controllare. Ecco, per me questa è una grande vittoria. Perché questa forma di spettacolo, se da un lato è una sfida a dire, costruisco un punto di vista umoristico parlando di quel tema che scelgo di trattare, dall'altro diventa divulgativo, no? Cioè un modo di fare divulgazione. La divulgazione è una cosa molto importante, perché è una piccola connessione tra il mondo di chi non sa e il mondo di chi sa troppo e magari fa fatica a parlare con chi non sa. È un anello di congiunzione sostanzialmente la divulgazione, perché da un lato introduce semplicemente alle tematiche, dall'altro incuriosisce le persone, e non c'è niente di meglio di una persona curiosa per capire le cose, perché se io so le cose e ho davanti un curioso che me le chiede, quel curioso che quando io gliele dirò sarà attentissimo perché me le sta chiedendo lui. Se invece voglio dirle a qualcuno che non gliene frega niente, io posso parlare nel modo più semplice del mondo, ma quello non ascolterà mai.